Decorrono i la traccia è questa, recita così. Decorrono i 60 anni dalla Costituzione italiana, supremo punto di riferimento del nostro vivere civile. Il candidato, attraverso storie di vita o attraverso le conoscenze che da più parti ha ricevuto, libri, giornali, TV, internet e radio, commenti l'articolo 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E passiamo alla lettura di questo ultimo elaborato. Letto e lesto. Il ritmo della storia rifugge l'immobilità pigra, corre tra pieghe epocali e sfida mutamenti arbitrari, ritmo pulsante di certezze nero su bianco, di libertà marchiate a fuoco. Perpetuo è il fluire degli anni, ne compie 60 la nostra Magna Carta. Mica male, tanto più che la libertà gode di sana e robusta Costituzione, che il tempo sublima e nobilita. Lavoro di un tempo, lavoro futuro. La quintessenza dei principi normativi sopravvive incastonata nella tendenza armonizzante, teoria geniale della concordia discorso, che oltre a puntellare le fondamenta solide dello Stato democratico, sorregge la mano del legislatore vocato all'equilibrio responsabile. Da un passato prossimo, gravido del presente, abbiamo ereditato sicurezze inopinabili, serbate tra capoversi nobili di una veneranda Bibbia laica, la nostra Carta, e il valore inestimabile di un capolavoro di idee che non va custodito tra le polverose teche di solindi musei, tra relitti dimenticati e reperti disfatti. La ricchezza attiva di un testo alla sua terza età scende in strada a manifestare la vitalità di regole intatte, pronte al futuro. Se fosse papiro corrotto dai climi ostili, dormirebbe tra gli scaffali tristi di vuote biblioteche. Se fosse carta da macero, in silenzio morirebbe tra colpevoli omissioni di soccorso. Se fosse solo un'ipotesi, non saremmo qui a raffinare la retorica primaverile di sgradevoli bon mot, a sprecare l'inchiostro loquace di una domenica di sole. Non lo è. L'opera laboriosa degli umili e grandi costituenti non poteva non incensare le virtù delle braccia, i pregi dell'intelletto. Il lavoro rappresenta il perno di una storia, quella lenta e lesta, attorno alla quale ruota la legislazione peninsulare. Lavori in corso e valori in ballo. Anche i diritti si camuffano da privilegi. Perfino i doveri si travestono da obblighi e le certezze screpionano, insicure quanto un'impalcatura assassina, da che la bellezza esige restyling. Ma tant'è. Benché le tendenze omologanti sollecitino lifting, l'opera di un chirurgo non può intervenire su tessuti così delicati. Meglio affidarsi alla perizia di un artigiano dalle mani rozze, sudate, rugose, eppure pulite. Lo spirito sacro di conquiste cruente, lotte sindacali e vite spregiate ha decretato la supremazia del lavoro, ne ha teorizzato condizioni e funzioni. Ma i contorni definiti di un codice vivo rischiano di confondersi in arabeschi legittimi e caratteri loschi. L'accesso alle garanzie occupazionali risulta ostruito da impedimenta di varia natura,
ostacoli plurali, la strada verso la modernità è sbarrata da soverchierie briganti e lucida a rappresentare una norma consolidata, il lavoro per tutti e concessione per pochi. Le derive globalizzanti di un'economia talvolta scellerata impediscono che il sudore di tutti concorra a lavare le macchie imbarazzanti di errori tutti nostri. Gli speranzosi flussi migratori, policromatici ed eterogenei, attestano l'assenza di stabilità nel mercato del lavoro. Oggi è succo di disvalori o bazar.